Le fotografie che io ho presentato qui a Otranto, Castello Aragonese, raccontano la storia, la nostra, la storia dell'umanità, la nostra storia dei uomini e gente contemporanea, gente che lavora, che stanno pensando per il futuro, come non è chiaro ancora anche il futuro dei paesi dei Balcani, da dove viene quei nostri personaggi. Non è importante per me di cercare e di fotografare quello del primo piano, ma di trovare quello che non ha la possibilità di venire al primo piano, ma resta nel terzo e nel secondo e nel terzo piano. Questo terzo piano io lo trovo, lo sceglio così e prendo e mostro al primo piano per vedere i suoi problemi, le sue pensieri, i suoi sentimenti, per raccontare a un mondo intero che non ci sono tutti celebrity, ma ci sono delle persone che lavorano ma non hanno il scopo di restare davanti alla camera. L'Alba dei Popoli nasce proprio per ricordarci questa nostra posizione più ad est, la città più orientale d'Italia, e quindi questa nostra funzione che abbiamo sempre avuto nella storia sin dalla notte dei tempi come ponte con l'Oriente. Noi abbiamo rivestito questo ruolo nella nostra storia, vogliamo continuare a farlo, per questo abbiamo voluto coinvolgere in questa Alba dei Popoli un artista importante come Fateh Velay, un musicista internazionale come Goran Bregovic.